E do la parola a Susanna Spafford di Tutti per Roma. E Susanna è tra gli estensori di un report che Tutti per Roma che, insomma, gli amici di Tutti per Roma hanno fatto proprio sull'igiene urbana. E sono gli ultimi tre interventi, quindi contiamo di chiudere per le 19:30. Buonasera. Sì, Tutti per Roma è in realtà è un gruppo Facebook. Nasce come un gruppo Facebook che ha iniziato a raccogliere la protesta dei cittadini proprio sulla degrado e la crisi dei servizi pubblici romani. Da cui poi è nata l'iniziativa di una manifestazione nell'autunno del 2018 che portò in Piazza del Campidoglio un numero assolutamente inaspettato di persone e da quel momento ci siamo strutturati con un gruppo di lavoro composto di una trentina di persone che si occupano in parte di ricerca ed approfondimento su questi temi e in parte ovviamente anche di comunicazione e di organizzazione e di tenere contatti con tutte le altre molteplici realtà di cittadinanza attiva, vuoi tematiche e vuoi invece radicate in specifici territori. Sempre partendo dagli spunti o comunque dagli input che ci vengono dai post dei cittadini nel gruppo, ci siamo occupati di varie cose, ma fondamentalmente di reti e di servizi pubblici, perché ci siamo occupati principalmente di gestione dei rifiuti, ma anche di illuminazione o di scarsa illuminazione delle strade e di altre cose. Ora, chiaramente la mia lettura, la nostra lettura del vostro documento è stata veramente utile. Abbiamo apprezzato moltissimo l'impostazione per la quale l'efficienza, l'accessibilità per tutti in tutte le zone della città dei servizi di base non è soltanto una questione di equità, ma diventa nella vostra impostazione, che trovo del tutto condivisibile, la condizione imprescindibile per ogni ipotesi di sviluppo della città dal punto di vista economico e dal punto di vista anche della coesione della comunità. Le conclusioni alle quali voi arrivate nell'esaminare in particolare il problema dell'igiene urbana, che è quello di cui mi sono in particolare occupata io fino adesso nell'ambito del gruppo di lavoro di Tutti per Roma, ci sono abbastanza coincidenti, devo dire, con quelle alle quali eravamo arrivati noi, che siamo molto meno esperti. Noi non siamo dei ricercatori, ma siamo semplicemente dei cittadini che cercano di informarsi nella maniera più corretta per poi veicolare a altri cittadini delle informazioni il più possibile approfondite e corrette, ma diciamo che partendo da competenze e attraverso un percorso forse differente, alla fine siamo arrivati a conclusioni assolutamente sovrapponibili. Quello che noi abbiamo, diciamo così, scoperto nel nostro percorso di ricerca, di approfondimento sulla gestione dei rifiuti a Roma, è innanzitutto che quando si parla di economia circolare, il ciclo dei rifiuti è soltanto un pezzo
dell'economia circolare. E perché la circolarità dell'economia si può raggiungere soltanto agendo anche su altri aspetti del ciclo produttivo, proprio sulla concezione del prodotto, sulla il modo in cui i prodotti vengono disegnati e poi commercializzati, e quindi la responsabilità del produttore, anche finanziaria, nella gestione del prodotto fino al suo, diciamo così, fine vita, è la cosa fondamentale per riuscire a ridurre la quantità di rifiuti. Il modo migliore di gestire i rifiuti è produrne il meno possibile. Un'altra cosa che abbiamo compreso è che esiste un enorme deficit di informazione corretta su questo punto. Noi stessi siamo partiti da nostre idee preconcette che abbiamo poi dovuto rivedere nel confronto con gli operatori e soprattutto nel confronto con i dati. E quindi è molto corretto quello che voi avete osservato, e cioè che c'è un gran problema di comunicazione da parte delle aziende che operano in questo sistema, e in particolare di AMA, che non riesce a spiegare ai cittadini come impiega i tantissimi soldi che i cittadini pagano con la TARI. E chiaramente il deficit impiantistico è sotto gli occhi di tutti, e non mi dilungo su questo. Certamente è un deficit che viene da un altro dei problemi che voi avete sottolineato e anche noi abbiamo sottolineato, e cioè dalla sovrapposizione di competenze fra i vari livelli degli organi locali, che è poi la complessità del riparto di queste competenze, la mancata costituzione delle autorità degli ATO da parte della Regione Lazio, che è il motivo per cui i decisori politici sono in grado di eludere le proprie responsabilità con un continuo rimpallo di accuse. Susanna, vuoi concludere? Scusami. Certo, infatti mi suona il timer. E che non so, ecco, aspetta, va bene. No, voglio concludere, sì. L'altro aspetto che ci ha colpito è la considerazione sul fatto che anche in questo campo, dove il degrado, diciamo, del servizio ha colpito in maniera abbastanza democratica tutte le varie parti della città, però è assolutamente innegabile che ci sono parti della città, e sono tutte parti della città periferiche e con popolazione fragile dal punto di vista socio-economico, che ne subiscono delle conseguenze più gravi, e mi riferisco a quei quadranti dove c'è il fenomeno delle discariche abusive e dei roghi tossici, e agli quadranti nei quali sono installati degli impianti obsoleti e mal gestiti. È chiaro che con queste popolazioni bisognerà riuscire a ricucire un dialogo, perché altrimenti gli impianti di rifiuti a Roma hanno, di qualunque tipo di rifiuto, ma perfino della carta, hanno una fama talmente pessima che senza un lavoro enorme di ricucitura di fiducia nei confronti dei cittadini sarà estremamente complesso realizzare gli impianti necessari. Grazie mille.